cari bambini e care bambine, siamo arrivati alla nostra puntata di Caramella per il Coccia, sì, che parlerà di un argomento importantissimo, vero? E anche difficile. Beh, difficile, non lo so, qui perché stiamo rendendo tutto molto facile. Dici? Sì. Tu capisci? Perché no. Se capisci tu, allora forse... Per capire bene gli argomenti ci vuole un po' di zucchero. E io di zucchero... Ah, guardi, un chupa chup. Guarda, ho già capito. Un'altra? Un'altra caramellina, sì. Anche perché, sapete perché mi piace tanto dare le caramelle? Perché almeno sto zitto. Bravo! Così posso finalmente parlare io. Allora, io direi che di una cosa importantissima come quella strana figura che nel buio del teatro della sala, quando l'orchestra è già tutta seduta e a posto che accorda, scarta la caramella e fa rumore. No. No. Si avvicina, saluta e poi si gira. Che maleducato. Ma chi è? Chi è che dà le spalle al pubblico? Arriva questa persona, saluta e tutti pensano adesso ci canta una canzone, invece no. Dà le spalle al pubblico. E chi è? Non lo so. Tu perché sai come si chiama? Mi è andata attraverso la caramella, non riesco più a dire vuoi niente. Vuoi che lo dico io, così sì. Ancora per un po' stai zitto. Sì. Che sia mai che si chiama il direttore d'orchestra? Quello che anche lui una bacchetta a volte come la tua, magica? Ma noi non ce l'abbiamo, facciamolo apparire. Dai, fai una magia. Allora, attenzione. Abracadabra, coccia, directorus est! Oh, incredibile! Ma è vero? Guardi, certe volte mi stupisco del mio potere. Lei è veramente anche un direttore? Io sono un direttore, ha sì. Visto che appena lei parla appare un microfono. Grazie sono mille. Veramente un mago. Che genio. Genio! Allora, mi sto distanziato, guardi. Sì. Guardi anch'io sto bravo. Così, guardi ma ascolto bravo. E guardo, imparo. Guardi, faccio la giraffa. Mi metto qua. Faccio posso venire qua? Credo di sì. Allora, lei è un direttore, vero? Certamente. Un vero direttore? Sì, vero, vero. Da cosa si stabilisce che lei è un direttore? Ci faccia capire che lei è un direttore. Beh, mi sembra chiaro, ho una bacchetta. Ah, la famosa bacchetta del direttore. Esattamente. E quando si dice comandare a bacchetta, in realtà si intende quello. Sì, penso che venga da lì il modo di e dire. E lei come comanda a bacchetta questa banda di masnadieri che sono gli orchestrali? Io non comando proprio nessuno, perché fare il direttore d'orchestra non vuol dire dare degli ordini, ma fare un bellissimo lavoro di squadra tutti insieme. Perfetto, per questo si chiama sinfonica, orchestra sinfonica, lo vedremo poi, perché suonano insieme, sinfonia, vero? Bravissimo, ma esattamente. Ma suona anche il direttore uno strumento o no? No, il direttore coordina il lavoro di tutti gli strumenti con un linguaggio magico, il linguaggio del corpo, a proposito, cerco di comunicare con gli orchestrali. A proposito di magia, lei comunica con gli orchestrali, ma si chiama orchestra perché è composta di orchi. A volte. Però di solito usiamo persone normali. O persone normali. Strumenti. Allora, strumenti. Allora, ci faccia vedere che attacco dà, per esempio, se vuol far partire un pezzo musicale che ha scritto lei. Sì. Lei ha scritto un pezzo musicale? Sì. Ha scritto un pezzo musicale. Gli dà le parti all'orchestra, poi vedremo cosa sono le parti all'orchestra. E che cos'è l'attacco allora? Cos'è l'attacco? Ma che quante domande? Che attacco dà? Come faccia vedere un attacco? Beh, ma cos'è l'attacco? L'attacco innanzitutto è il modo per iniziare un brano. Che per dare il via. Per dare il via, per cominciare bene tutti insieme. Perché se no non attaccano. No, se no stanno lì ad aspettare che qualcuno dica qualcosa. Attacca. Certo, quando si dice, se non c'è l'attacco il pubblico si attacca. Esatto. Allora, ci faccia vedere come... Lei, per esempio, lì davanti i suoi bambini che sono qui a vederci nelle nostre caramelle hanno tutti gli strumenti pronti per partire. Okay. Prendete tutti gli strumenti? Tutti pronti? Allora facciamo vedere come si attacca. Benissimo, ci sono diversi attacchi. Cercate di capire se adesso faremo un attacco forte o un attacco piano. Se io farò così... Forte. Ma no! Ma, lei fa così... È e una... no. Piano. Ignoranti, una... piano dovete fare. Guarda che veramente e se invece facciamo un attacco di questo tipo... Che cosa sarà? Che è uno tsunami. Uno tsunami. Attacca e lì parte uno tsunami d'orchestra. Ho fantastico. Capito. Senta, mi parli allora dell'edera che dove si attacca muore. Non c'entra niente anche quello, no. Lei allora. Mi deve scusare perché lui lo sapeva, ormai lo conoscono tutti. Dice sempre delle cose strampalate e non lascia mai parlare. È vero. Allora, senta, io avrei una proposta. Siccome lei non ha un'orchestra qui, purtroppo, dobbiamo fare un esempio musicale, però ci è rimasto qui avanzato ancora dalle vecchie caramelle, che fra poco lo dobbiamo buttare nella raccolta differenziata, il nostro pianista. Bene, ancora bene. Che è ancora qui, credo, sì. da ha credo, dormito più qua, di una settimana. Te? Più di una settimana, credo che sia da un mese. E fra l'altro ci sta guardando con degli occhiacci molto brutti. Allora, andiamo. Io direi possiamo usarlo, perché il pianista è un ottimo collaboratore per il direttore d'orchestra, assolutamente, vero? Sì. Il pianista può suonare un'intera orchestra con sole due mani. Con sue due mani. Allora, noi adesso piano piano ci avviamo di là e andiamo, piano, uno, due, tre. Senta, scusi.
scusi, capisco che lei sia qui da parecchio tempo e sia un po' stanco, ma Puccini credo sia sepolto a Lucca, non so dov'è, ma si sta ribaltando nella tomba mentre lei suona questo. Il direttore infatti non dice niente, ma è abbastanza inorridito. È vero? Beh, insomma, diciamo che bisognerebbe stare un pochino più attenti a quello che c'è scritto sulla partitura. Ecco. Magari possiamo riprovare questo attacco? Attenzione, allora che il maestro deve... dà l'attacco. Stavolta lo do senza la bacchetta, perché la bacchetta mi serve quando ci sono tante persone. Quindi si può dirigere anche senza bacchetta? Certamente. Anche con le mani? Gesti con le mani, esprimendo quello che voglio soltanto con dei piccoli gesti. Per esempio. Quindi, partiamo da un pianissimo. Questo Bohème tutti l'hanno riconosciuto, perché tra l'altro è stata presentata a Sanremo quest'anno, ma mettiamo il caso che lei invece voglia fare questo pezzo perché lei è presa da impeto risorgimentale, in questi giorni c'è stato il 160° dell'Unità d'Italia, e lo voglia fare molto più tutto si può fare, tutto lo dimostriamo, però c'è un però e dopo me lo lascia dire, certo. Mi raccomando, quindi molto forte. Si può fare, però se Puccini non l'ha scritto così, anche se io sono il direttore, non vuol dire che posso decidere di cambiare tutto quello che voglio. Però dobbiamo Puccini rispettare è morto. Quello che c'è scritto, ma quindi, la sua musica vive. Ma la sua musica vive, e i nipoti poi magari vengono qua e ci dicono qualcosa. Ma per esempio, questo è un pezzo dove c'è un cantante. E lei quindi deve dare l'attacco anche al cantante. Due cantanti, certo. Perché c'è anche Mar che vorrebbe dire Marco. Credo. Mar in realtà è Marcello, ma è anche fuori scena. È fuori scena, non il c'è Marcello. Però invece Rod, che vorrebbe dire che si rode, Rodolfo, è qui in scena. Quindi lei come dà l'attacco al cantante assieme al pianista o all'orchestra? Beh, ma lei sa dove sono, sì, quando dirigo un'opera? Non sono mica vicino al pianista. È a casa. Non sono mica vicino ai cantanti. E dov'è? Sono in una buca. È caduta in una buca. Signori, attenzione, lo diciamo al comune, bisogna coprirle queste buche. Ma una buca d'orchestra. Bisogna coprire queste buche d'orchestra, perché uno ci inciampa dentro e si è fatta male? Per niente. Perfetto. Tutta l'orchestra sta in una buca, un po' ribassati rispetto al palcoscenico, i cantanti sono in alto. Sa che la buca, io lo so perché conosco molto bene, si chiama anche Golfo Mistico. Sì. Per cui, per esempio, nel Golfo di Amalfi, lei ha mai suonato il Golfo di Amalfi? No. Mistico? Cose mistiche? Questa è mistica. Allora dobbiamo dargli una bacchettata sulla testa, perché qui volevo stiamo... Volevo solo dire una cosa, ecco. Il fritto mistico... Non c'entra niente, scusate. Allora, direttore, ascolti me, stiamo facendo confusione. Ci vuole dire qualcosa di veramente particolare del direttore d'orchestra? Qualcosa che non abbiamo ancora detto ai bambini e a chi ci sta ascoltando? Ho una domanda sì. A proposito di questo. Lei è nella buca, sì. L'orchestra è nella buca con lei, sì. Perché seguono tutti lei, quindi è lei caduta nella buca. Ma nello spettacolo, in un'opera, c'è tutto un mondo che succede sul palcoscenico. Lei come fa a tenere d'occhio la gente che è nella buca, che quindi è sotto, e il palcoscenico che è sopra? Quanti occhi ha? Cioè, come i camaleonti. Deve avere tanti occhi, molta capacità di concentrazione. Anche se sono in buca, sono leggermente rialzata perché ho un piccolo podio, quindi sarò leggermente più in alto rispetto all'orchestra e più in basso rispetto ai cantanti. E lei si porta il podio da casa? Certamente. Ah, e si dà la medaglia poi? Perché cos'è sul podio? Cos'è il podio? Un piccolo rialzo, un piccolo, non lo so, gradino. Ma detto questo... Questa è una buona idea, che così forse... Mi dia questo attacco, scusi, ho studiato Rodolfo, quindi vorrei cantare. Mi dà l'attacco per... Potrebbe dare un attacco per finire? Proviamo a dare questo attacco. Di fine, ma lei però. Veramente sa questa parte? No, però ci provo. Perfetto. Oh, soave fanciulla, oh, dolce viso di vite circonfuso alba lunare. Chiuda, direttore, chiuda.
chiudiamolo e soprattutto un giorno parleremo di queste parole. O suave fanciulla, dolce viso, admite circonfusa al malunare. Finalmente, finalmente abbiamo avuto il momento di gloria del grillo parlante. Molto bene. Bene, e gloria verrà nella prossima caramella e quindi noi possiamo chiudere, possiamo mandarlo via il povero maestro perché la vedo un po' emaciato. A proposito di emaciato, ci spieghi la parola emaciato in musica? rima fortunata, no. Bene, abbiamo chiuso questa caramella. Lei mi aveva promesso una caramella e non me l'ha data. Allora, guardi, posso... No, non si può perché non si può toccare. L'unico modo veramente per far tacere il mio collega è una caramella che io lancio prima che lui lanci... No, scusi, posso chiederle gentilmente, me la lancia il direttore come la lancerebbe una caramella al cantante? Un cantante che è appena stonato. Quindi lo colpisce e tutto questo è fatto sul green screen, per fortuna la caramella è arancione, quindi verrà benissimo. Va bene, chiudiamo e andiamo alla prossima caramella. Ciao. E aspetti, scusi, finiamo con la solita parola magica. Abracadabra, caramella, cocciam! Buffo!